Bentrovati con questo nuovo video. Nella scorsa lezione abbiamo visto una parte introduttiva per quanto riguardava appunto la chitarra, la tab, il pentagramma e poi vi ho lasciato con alcuni esercizi per quella che era la mano destra. Come in particolare abbiamo visto quello che era l'uso del tocco appoggiato e vi avevo detto di fare alcuni esercizi in modo tale da migliorare quello che è il tocco appoggiato. Nel caso in cui ve la foste persa, guardate quello che è il video precedente. Ora andiamo avanti con il vedere, così come avevo detto nello scorso video della parte finale, vediamo come utilizzare la mano sinistra per far sì che abbiamo un suono più pulito possibile. Quindi vediamo alcune regole fondamentali affinché noi possiamo, diciamo, utilizzare la mano sinistra a dovere. Allora, le regole sono molto semplici. Abbiamo, come vediamo, quattro dita che noi possiamo utilizzare sulla mano sinistra e nel gergo chitarristico viene chiamato 1, 2, 3 e 4, quindi mentre invece nella mano destra si chiama pollice, indice, medio, anulare. Il dito numero 1, ossia l'indice, sarà deputato a premere quello che è il primo tasto. Poi abbiamo il dito numero 2 che andrà sul secondo, il dito numero 3 sul terzo, il dito numero 4 sul quarto. Le regole fondamentali affinché, diciamo, la mano venga posizionata il meglio possibile sono le seguenti. Bisogna sempre premere il tasto verso la fine del tasto, ossia nel posto più vicino possibile rispetto a praticamente quella che è la stanghetta. Quindi non bisogna mai premere il tasto in un punto qualsiasi, perché se lo premiamo qua, a parte che ci vuole una forza notevole per poter suonare, ma il suono sarebbe anche sporco. Invece, premendo quanto più vicino possibile alla stecchetta, ma non sulla stecchetta, avrò un suono più pulito e farò anche molta meno pressione rispetto a quello che servirebbe. Stessa cosa vale per tutte le altre dita, quindi mi raccomando, anche il dito numero 2 dovrà posizionarsi verso la fine del tasto, dito numero 3, dito numero 4. Ora, nel momento in cui io vado a posizionare le dita, mi devo anche accertare di un'altra cosa molto importante, ossia che il dito vada sempre a colpire la tastiera con la punta. È ovvio che inizialmente le dita non saranno ancora forti, quindi inizialmente il dito numero 1 riuscirete tranquillamente a porlo con la punta, a martelletto. Il dito numero 2 già inizia ad essere un po' più difficile, per poi arrivare al 3 e al 4 dove sicuramente avete questa tendenza a premere in questo modo qui, in quanto le falangi sono ancora molto deboli, quindi dovete comunque sforzarvi di premere sempre con la punta. Una cosa fondamentale per la mano sinistra però è ciò che accade dietro la chitarra, ossia ciò che accade praticamente nel, diciamo, dietro il manico, no? Quindi il pollice. Il pollice, affinché abbia, diciamo, la sua azione nel migliore dei modi, deve fare questa cosa qui. Innanzitutto qui, indicativamente sulla chitarra, come vediamo, vi è una linea centrale che indica più o meno quello che è la parte centrale del manico, ovvio. Tutte le chitarre ce l'hanno, ma alla fine basta avere un po' di occhio e, diciamo, ci si rende conto tranquillamente qual è la parte centrale. E il pollice più o meno deve prendere quella parte lì. Ora, molto importante è capire la posizione in cui deve andare il pollice rispetto alle dita. Come vediamo, il pollice viene sempre posto tra quello che è l'indice e il medio. Cioè, se l'indice e il medio sono in questa posizione, il pollice dietro dovrà essere a metà manico e dovrà essere praticamente proprio tra quelle due dita, tra l'indice e il medio. Come vediamo, cosa fondamentale, tra la mano e il manico vi è sempre spazio. Cosa che inizialmente non accade, cioè inizialmente magari un errore molto comune è quello di suonare così, in questo modo, portando il pollice in su, che è un errore molto grave, perché il pollice in su, quantomeno sulla chitarra classica, essendo il manico molto più grosso, è... fa sì che poi le dita non riescono a muoversi adeguatamente su tutto quanto quello che è praticamente poi il manico. Mentre magari sull'acustica si può anche chiudere un occhio sul pollice che viene posto in questo modo qui, o anche sulla chitarra elettrica, in quanto il manico è sempre più stretto. Sulla classica questo non è ammissibile. E quindi attenzione, molto importante è quindi il pollice che deve essere posto alla metà del manico, indicativamente tra quello che è l'indice e il medio. Mi raccomando, spazio tra la mano e quello che è il manico, e quindi in questo modo qui poi io posizionerò le dita in modo tale da porle tutte quante con, diciamo, la punta.
Quale può essere un esercizio utile affinché io possa appunto imparare e migliorare la forza nelle dita e quindi la capacità delle dita nel porle con la punta? Allora, inizialmente faccio un esercizio molto semplice tra numero 1 e dito numero 2. Ovviamente dopo aver assodato che noi sappiamo già utilizzare il tocco appoggiato, ossia indice medio alternato, perché questo è fondamentale. Incominciando quindi dalla prima corda, io suonerò una volta il primo tasto, una volta la seconda, una volta il primo, una volta il secondo, e cambio corda. Abbastanza forti, l'indice e il medio. Ovviamente do per scontato che con la mano destra, mentre io eseguirò questo esercizio, avrò sempre alternato indice, medio e tocco appoggiato fatto nel seguente modo, nel corretto modo. Altro esercizio è quello per poi migliorare le altre dita, quindi il 2 e il 3 già inizia ad essere un pochino più impegnativo, perché il 3 è già un dito un pochino più debole. E la mia premura è proprio questa, mettere il 3 non in un punto qualsiasi del tasto, ma bensì devo porlo sempre verso la fine e con la punta. Quindi non fa nulla che questo esercizio lo farete magari lento, l'importante è che lo fate lento ma fatto bene. Quindi anche qui, due volte, sollevo bene le dita prima di andare a puntare, alzo e abbasso, alzo e abbasso. Che è ancora diciamo meglio come difficoltà è 1-3. Non farò la stessa identica cosa, quindi ovviamente sempre dita poste verso la fine del tasto e vado avanti. Ovviamente man mano che poi andrò avanti con gli esercizi aumenterò quella che è la velocità. Difficile è quello che poi va a coinvolgere il 4, il dito mignolo. Ovviamente prima di andare a coinvolgere quello che è il mignolo, attenzione, dobbiamo prima passare un bel po' di giorni, anche settimane, allenando soltanto queste tre, perché se non ho ben allenato l'anulare non posso sperare di far bene quello con l'anulare, perché con il mignolo, perché affinché io possa fare bene l'esercizio con il mignolo devo avere una grandissima stabilità del dito anulare. Se l'anulare è così, automaticamente il mignolo già sarà svantaggiato per questo esercizio, quindi devo già assicurarmi che l'anulare sia abbastanza fisso, abbastanza saldo da potermi garantire poi il movimento anche con il mignolo, che non sarà eccezionale perché il mignolo è ancora più debole delle altre, e quindi farò il solito esercizio. Ovviamente mi devo assicurare che il mignolo vada anche a colpire sempre il tasto verso la fine, il che non è facile, quindi la posizione della mano
sinistra rimane sempre la stessa. Il pollice è sempre posto nel suo punto, soltanto quando vado verso le note gravi, di solito il pollice cosa fa? Da questa posizione tende a scivolare un pochino più in basso per garantire alla mano di andare verso quelle che sono le note più gravi. E di solito questo movimento praticamente viene anche aiutato da quello che è un movimento del gomito, perché praticamente il gomito fa sì che quando io sposto il pollice in giù, se sposto il gomito poco in avanti, avrò più spazio per la mano per andare qui in fondo, e sempre poi per garantire quello che è lo spazio qui, che deve sempre rimanere vuoto quando io suono. Ok? Quindi mi raccomando, questa è la regola fondamentale affinché io possa avere una giusta postura di quella che è la mano sinistra. Cosa dire? Per quanto riguarda altri esercizi, possono essere i seguenti. Una volta che io ho imparato a muovere singole dita, cioè 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4 e 1, 4, posso anche eseguire una serie di esercizi in cui le utilizzo tutte quante. Quindi farò inizialmente questo esercizio. Suono 4 volte ogni nota con la mano destra. Quindi 4 volte questa. 4 volte. 4. 4. Come vedo, come notiamo, non ho tolto nessun dito. Non ho fatto... Poi ho tolto e ho messo l'altro. Non ho fatto questo. Ho fatto... ferme lì, e come vedete ogni dito che è fermo è posto sempre alla fine del tasto, non sono posti a casaccio. Quindi questo esercizio ovviamente è un esercizio già più avanzato rispetto agli altri, in cui già so utilizzare abbastanza le varie dita. Per far questo quindi poi continuerò a utilizzare l'esercizio basso su questa corda anche sulla seconda, quindi 4 volte. 4. 'Destra, perché questo qui mi garantisce ovviamente un continuo ripasso di quello che tocca appoggiato, quindi anche un esercizio molto, molto utile come, diciamo, velocità per la mano destra e coordinazione tra mano destra e mano sinistra. Se vogliamo incrementare ancora di più la difficoltà di tale esercizio, per, diciamo, incrementare quella che è la difficoltà tra la coordinazione mano destra e mano sinistra, farò il seguente esercizio. Invece di fare 4 volte ogni singola nota, potrò man mano diminuire le volte. Per esempio posso fare 3 volte, quindi dando l'accento ogni 3, 1, 2, 3, 4 e così via. Poi lo farò ogni 2, quindi e risalgo e termino l'esercizio in questo modo. Ovviamente, come vedete, le dita rimangono sempre lì. Quindi questi esercizi sono molto utili non solo per quello che è la mano sinistra, ma a un certo punto, quando facciamo quelli più avanzati, come quest'ultimi che abbiamo visto, sono molto utili per quella che è la coordinazione a mano destra, mano sinistra. Ora, a casa quindi continuate a fare questi esercizi, e quindi in questo modo gli esercizi che abbiamo fatto l'altra volta per la mano destra non sono più utili, perché tanto li rifaremo qui, in contemporanea con quella che è la mano sinistra. E nel prossimo video continueremo a vedere quella che è la tecnica per la mano sinistra, vedendo in modo particolare quella che sarà la tecnica per le legature con la mano sinistra. E poi vi sarà un successivo video in cui vedremo quello che è l'utilizzo del barré. Alla prossima lezione!